Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Quest'oggi facciamo un piccolo tutorial, anzi un grande tutorial, perché andiamo molto in profondità e nel dettaglio, quindi vediamo dalla A alla Z tutto quello che dovete sapere per capire e poter fare margin trading sull'exchange Binance, che da poco ha lanciato questo servizio. Quindi andiamo a vedere che cos'è il margin trading, quindi cosa significa fare margin trading per chi ancora non lo sapesse. Andiamo a vedere come si apre il proprio margin wallet, il proprio portafoglio, quindi dove depositare il margine, come andare a prendere un prestito per operare in leva, long o short. Andremo a vedere un po' tutti e due i casi e che cosa significa operare in una direzione o nell'altra. Poi andiamo ad aprire una posizione per davvero, quindi facciamo un po' di live trading, facciamo un esempio pratico con fondi reali per farvi vedere proprio come si fa sull'exchange, posizione alla mano. Andiamo a gestire un po' la posizione, alla fine la chiudiamo e restituiamo il prestito. Quindi facciamo un po' tutto il ciclo che prevede l'esecuzione di margin trading. Spero che vi risulterà utile e vi chiarirà tutti gli eventuali dubbi che avete. Se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un bel like a questo video per dimostrarmelo e per incentivarmi sempre a produrre contenuti di qualità. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, cliccate la campanellina per ricevere sempre le notifiche dei nuovi video. Seguitemi sui vari social, trovate i link in descrizione per essere sempre sul pezzo con le mie idee sul mercato di trading e quant'altro. E infine, che dire, se volete iscrivervi a Binance che non l'avete ancora fatto e insomma non so cosa stavate aspettando, trovate il mio referral link in descrizione che mi gira una parte delle vostre fees. Mi fate un piccolo favore per voi a costo zero ed è un modo per sostenermi e vi ringrazio di cuore. Detto questo, partiamo con il nostro tutorial completo sul margin trading su Binance. Seguitemi. Prima di iniziare a operare direttamente sull'exchange spendiamo due parole velocissime, poi approfondiamo ovviamente dopo, su che cos'è il margin trading. Il margin trading si basa sul concetto del prendere in prestito fondi altrui, in questo caso dell'exchange, per aggiungerli ai propri e aprire posizioni che hanno un controvalore più grande di quello che ci si può permettere. Quindi supponiamo io ho 100 dollari, ho Tether, ho 0.1 Bitcoin, insomma quello che vogliamo, prendo in prestito altri 200 dollari, altri 0,2 bitcoin e li aggiungo al mio controvalore del wallet per aprire una posizione più grande. Queste posizioni si definiscono in leva, dove il valore della leva è proprio il controvalore totale dei fondi prestito più i miei diviso i miei. Quindi nel caso di prima, che io ho 100 dollari e ne prendo in prestito 200, il totale sarà 300 e diviso i miei che sono 100 fa 3, quindi sto operando in leva 3. Quando opero in leva, maggiore è la leva e maggiore è l'amplificazione dei profitti o delle perdite. Quindi attenzione, se il mercato mi dà ragione, quindi se io apro un long e il mercato sale, guadagnerò tre volte tanto rispetto a quello che ci ho messo io, ovviamente, perché io i guadagni e le perdite li avrò in proporzione al controvalore della posizione totale, quindi il mio più il prestito. Al contrario, se il mercato mi dà torto, quindi se sono long e il mercato scende, le perdite saranno anch'esse amplificate. Se io rischio di non poter più ripagare il prestito, più ovviamente le commissioni che maturano di ora in ora, più a lungo io prendo in prestito dei fondi e più pago di interesse. Quindi calcolando il prestito che cresce un po' nel tempo, sono fees abbastanza basse, poi le vedremo, se rischio di non poterlo ripagare più per l'appunto perché il mercato mi dà torto, la mia posizione mi viene chiusa prematuramente, il mio margine viene azzerato perché l'ho perso tutto e il prestito viene restituito. Questa si chiama liquidazione ed è ciò che bisogna assolutamente evitare quando si fa margin trading. Adesso vediamo come funziona su Binance, perché è proprio di Binance che vogliamo parlare oggi. Vi volevo mostrare un piccolo tutorial su come si muovono i primi passi nel mondo del margin trading, facendo anche un esempio pratico con un margine di ben 60 centesimi di dollaro. Spero che me lo faccia fare lo stesso, ma penso di sì, ho fatto qualche prova già prima. E appunto farvi vedere come si apre un margin wallet, come si trasferiscono i fondi dall'exchange wallet al margin wallet, come si prende il primo prestito, come si calcolano poi le commissioni nel tempo,
come si apre una posizione in margin e come la si chiude e si restituisce il prestito. Insomma, un po' questi passi che sono l'ABC del margin trading. Prima di farvelo vedere, vale la pena anche trattare un altro concetto, che è il concetto di margin spot trading. Spero di non andare troppo nel tecnico, ma secondo me è molto importante precisarlo, perché non so se magari qualcuno di voi è abituato a fare trading long o short, insomma speculativo, sempre margin trading ovviamente in leva su altri exchanges, e magari vede anche leve più alte, vede che non c'è da prendere in prestito, che il procedimento è un po' diverso. Per quale motivo? Perché lì sono prodotti sintetici, sono prodotti derivati, come ad esempio futures o perpetual. Tra l'altro Binance stesso ha annunciato di voler lanciare il suo exchange di futures, anzi di perpetual, mi pare di aver letto proprio in questi giorni, e sarà una cosa diversa. Magari avrete letto che lì la leva massima è 20 per, anch'io avevo pubblicato una foto su Facebook, uno screenshot, insomma una preview della piattaforma futura che sarà, e quella, attenzione, è la piattaforma di trading di futures, che è diverso dal margin trading spot. Perché? Perché lì si comprano contratti derivati, quindi non sto comprando e vendendo bitcoin effettivi, che invece è quello che sto facendo, che faremo oggi, proprio perché questo margin trading è sullo spot market. Quindi io prendo in prestito bitcoin reali altrui per venderli oppure per amplificare la mia posizione d'acquisto. Cosa diversa da quello che faccio invece quando faccio trading di futures, che compro contratti derivati sintetici, quindi non compro reali bitcoin, ma sto fondamentalmente facendo delle scommesse, ecco, in maniera semplificata possiamo dire così, sull'andamento del loro prezzo futuro. Quindi è importante capire che quello che faccio col margin trading spot va a influenzare direttamente il mercato di Bitcoin ed il suo prezzo, proprio perché sto comprando e vendendo a mercato il prodotto stesso, il collaterale, il Bitcoin, cosa che sui futures non accade. Dopo tutto questo preambolo teorico che vi avrà già sicuramente annoiato, andiamo a vedere come si presenta il margin trading su Binance. Come vedete nella schermata normalissima dell'exchange, abbiamo una tab in più, margine o margin ovviamente. Inizialmente io non ho nulla di caricato, mi pare, sul margin wallet, proprio perché voglio fare tutto con voi da zero. Gli ordini sono gli stessi, quindi io non sto a fare di nuovo una carrellata di che cos'è il limit order, il market order, perché non è questa la sede giusta. Ci sono alcune voci in più che tra poco vedremo che cosa significa, ma il resto, come vedete, è tutto analogo alla tab exchange. L'unica differenza è appunto che opero con margine, quindi con una leva che qua verrà quantificata in un parametro di rischio che vedremo tra poco. Qui cliccando trasferisci possiamo spostare i fondi dall'exchange wallet, quindi dal wallet che abbiamo su Binance, al margin wallet, che come vi dicevo sono due wallet separati, logicamente separati, poi sempre su Binance sono, e prendere in prestito significa appunto chiedere un prestito di fondi. Cliccando queste voci si viene trasferiti sul proprio wallet. Il saldo wallet è diviso in due, diversamente da prima, e avete exchange e margine, come vi dicevo. I trasferimenti sono istantanei e a costo zero. La prima cosa da fare, se non avete il margin wallet attivo, è proprio cliccare sulla tab margine, cosa che io ho già fatto, ma qui avrete una schermata bianca e avrete la voce attiva wallet, margin wallet. Se lo cliccate vi spiega qualcosa, insomma, sui rischi annessi al margin trading, dicendo attenzione che il rischio è maggiore per l'effetto leva, eccetera eccetera, e poi c'è un disclaimer che ho scritto che in alcuni stati è vietato dalla legge, in Italia fortunatamente no, quindi accettiamo tutto ciò che ci viene proposto, e la schermata che poi vedremo è questa. Allora, qua abbiamo già un'anteprima delle coin che si possono utilizzare come margine o come collaterale. Vedete che abbiamo Bitcoin, Ether, Ripple, BNB, Tron e USDT. Qua nella voce dati sul margine, che in realtà ci rimanda a una credo una pagina del support di Binance, ci fa vedere le fees che si pagano e quali copie sono marginabili, che in realtà le copie marginabili sono le medesime che si vedono qua
sotto M, vedete, sono le coppie sulle quali si può fare margin trading semplicemente. E la cosa interessante invece è vedere quanto costa l'interesse del prestito, quello che vi dicevo poco fa. Torniamo un attimo al nostro wallet. Come vedete, il wallet margin è vuoto, quindi io ovviamente sono a rischio minimo perché non ho nessun prestito preso, quindi non ho leve, non ho nulla, non ho posizioni aperte, sono all'inizio. La prima cosa da fare per operare in margin trading ovviamente è spostare dei fondi sul margin wallet. Come fare? Allora, vedete, qua abbiamo per ogni coin trasferisci. Io attualmente ho solo BNB di là, quindi trasferisco i miei BNB tutti quanti, conferma il trasferimento e il trasferimento è istantaneo, vedete, a costo zero, quindi non preoccupatevi di questo. Dopodiché, ora che ho un collaterale di controvalore totale 5809 satoshi, addirittura 61 centesimi di dollaro, posso chiedere un prestito. Come vi dicevo, la leva massima su Binance per il margin trading è 3. Quindi io di qualsiasi coin, perché attenzione, io non devo avere per forza come collaterale la stessa coin di cui chiedo il prestito. Io il Binance calcola il suo controvalore in Bitcoin e posso chiedere un controvalore massimo doppio in Bitcoin rispetto al mio margine di qualsiasi coin che vediamo qua di queste 6, in modo che appunto il totale sia 3 volte il mio margine proprio per la leva 3x. Quindi supponiamo di voler prendere in prestito una quantità di Bitcoin perché voglio shortarli. Immaginiamo cosa significa shortare. Significa prendere in prestito Bitcoin altrui con lo scopo di venderli, ricomprarli più in basso e poi ripagare il prestito e io incasso la differenza, ok? Che è quello che ho guadagnato appunto vendendo in alto e ricomprando più in basso, chiaramente. Quindi la prima cosa da fare è proprio prestare in borsa. Quindi qua vedete mi si apre questo pop-up dove posso andare a quantificare quanto prendere in prestito. Vedete che il massimo è 0.000116, che è 2 volte tanto il mio margine. Io voglio espormi al massimo rischio possibile, quindi prendo in prestito il massimo concesso. Vedete che qua mi fa vedere il mio interesse orario, perché l'interesse è addebitato ogni ora. Ok, quindi attenzione, ogni ora io vado a pagare questa vado a addebitarmi ulteriormente di questa percentuale del controvalore preso in prestito. Quindi ovviamente quello che renderò alla fine sarà leggermente di più al netto di l'interesse moltiplicato per il numero di ore per cui ho mantenuto aperto il prestito e lo vado appunto a rendere all'exchange. Quindi 100% abbiamo detto, conferma il prestito e qua mi dice quanto ho già preso in prestito e quanto posso prendere al massimo. Quindi ora ovviamente questo è zero e il massimo è sempre il doppio. Confermiamo il prestito, un importo non inferiore a 0.001, niente come non detto. Per ovviare al problema del limite e farvi vedere lo stesso come funziona il tutto, ho spostato qualche USDT sull'exchange. Allora, vi faccio vedere innanzitutto di nuovo che vado a spostare il mio margin. Eccolo qua, dall'exchange wallet al margin wallet. Nonostante ne ho 184, facciamo che ne sposto 100, così poi vi faccio vedere anche come si aumenta il margine, ok? Vedete che qua mi fa vedere il suo valore in BTC e il valore nella coin in questione. Quindi ritorniamo a noi. Voglio prendere in prestito dei Bitcoin per operare short. Come faccio? Prestare in borsa di nuovo. Stavolta vedete che posso prendere un prestito più grande di prima, proprio perché di nuovo è il doppio del controvalore totale del mio margine. Quindi prendiamo di nuovo il massimo possibile e confermiamo il prestito. Ecco fatto, vedete 1.49 rischio moderato. Il livello di rischio è calcolato, vedete, come patrimonio totale diviso valore finanziato più valore di interesse maturato, quindi 300 diviso 201, fondamentalmente questo è il livello di rischio. Vedete che più la lancetta si avvicina a 1.1, che è il livello in cui mi viene liquidato, quindi quando il mio totale del patrimonio diviso il totale del valore finanziato più l'interesse diventa 1,1, quindi praticamente quando debito e saldo totale arrivano quasi ad equivalersi, ovvero il mio margine è quasi azzerato,
incorre la liquidazione e quindi vengo forzato a chiudere tutte quante le posizioni proprio per poter rimborsare il prestito che ho preso, ok? Quindi attenzione, bisogna sempre tenere sotto controllo questo parametro. Nel momento in cui il parametro arriva a 1.3, mi viene mandato il cosiddetto margin call, che significa: attenzione Luca, guarda che se il mercato si muove ancora un po' contro di te, lì vieni liquidato. E quindi a quel punto lì che cosa puoi fare? Puoi aggiungere dell'altro margine. Vedete che se io vado a trasferire dell'altro margine, ad esempio supponiamo che io trasferisco tutto al margin wallet, il mio livello di rischio si abbassa proprio perché ho più margine. Quindi io, attenzione, adesso volendo potrei aumentare il mio prestito, proprio perché io posso sempre arrivare comunque a leva 3, però se lo faccio ovviamente il mio rischio di nuovo aumenta e quindi devo stare attento se voglio fare questa cosa oppure no. Va bene, quindi ritorniamo per fare l'esempio, per ritornare all'esempio di prima, alla condizione di partenza. Tra l'altro vedete che il mio massimo trasferibile all'exchange wallet è di 84, nonostante io abbia 184. Proprio perché io devo comunque avere un margine che mi permetta di operare in leva 3, altrimenti non mi permette il trasferimento, chiaramente, perché altrimenti sarebbe una mossa suicida. Quindi ritornando al nostro 1.50, che significa appunto operare in leva 3, non è nient'altro che quello con i valori invertiti, andiamo a vedere come si apre una posizione short su Bitcoin. Quindi io non ho Bitcoin nel margine, ho soltanto BNB e USDT, però posso operare su Bitcoin. Vedete, è questo il bello del margin trading. E in particolare posso vendere Bitcoin senza averlo fisicamente. Quindi se adesso noi ritorniamo al grafico Bitcoin dollar, vedete che io ho, ovviamente su exchange ho 0, su margine ho il mio margine che ho preso in prestito. Qua mi dice ancora low risk, ma mi sa che non ha ancora aggiornato i miei parametri di rischio. Ok, moderate risk 1.49, ci sta. Andiamo a shortare Bitcoin, quindi io voglio fare un market sell del 100% con tutto quello che ho, quindi vendi Bitcoin, ed ecco che ho aperto una posizione short utilizzando soltanto ciò che ho preso in prestito e non il mio margine. Vedete, quindi adesso mi è andato tutto in USDT, chiaramente, proprio perché io ho venduto in USDT. Andare short significa questo: prendere in prestito Bitcoin altrui, venderli in USDT, poi una volta che Bitcoin scende io lo vado a ricomprare. Ovviamente vado a ricomprare solo quella parte che devo rendere, quindi ciò che ho preso in prestito, a un prezzo minore, quindi mi rimarranno a me più USDT. Io ricomprerò i Bitcoin, renderò il prestito e avrò fatto un profitto. Questo significa operare short, fondamentalmente. Ovviamente se il mercato dovesse pompare, io andrei a rischiare, il mio rischio aumenterebbe, scusate, diminuirebbe fino ad arrivare a 1.1 e poi rischierei la liquidazione. Quindi questa cosa non voglio che succeda. E di conseguenza un consiglio spassionato che vi do se operate in margin trading è innanzitutto di non farlo a casaccio come l'ho fatto io, che non ha nessun tipo di senso. La seconda cosa è di mettere sempre uno stop loss che impedisca la liquidazione. Quindi ad esempio, anche qui sto andando completamente a casaccio, io supponiamo di voler mettere uno stop qua sopra a questi massimi, che è una cosa appunto appetibile proprio per evitare che il mercato riparta, mi parta una bull run e io venga liquidato clamorosamente. Mettiamo un bello stop limit di acquisto, ok? Piazziamo pure il nostro stop limit ed eccolo pronto, condizioni di innesco totale, eccetera eccetera. Quindi questa è la mia situazione. Se voglio andare ad avere una panoramica delle mie posizioni aperte, vedete, posso andare su Positions. Qua mi fa vedere su base Bitcoin o su base dollaro tutte le situazioni in base alle posizioni che ho aperto. Quindi ovviamente nel mio caso abbiamo solo BTC e USDT.
proprio perché sono le due monete coinvolte nella posizione che ho aperto, lo short su Bitcoin, ovvero il vendere Bitcoin in dollaro. Ecco, visto che ho operato short, qua mi farebbe vedere, dato che siamo su BTC Benchmark, mi farebbe vedere il liquidation price, cioè quanto deve diminuire Tether rispetto a Bitcoin per raggiungere il liquidation price. In realtà, secondo me, è più intuitivo l'opposto, cioè andare su USDT Benchmark, proprio perché io, avendo shortato, chiaramente, devo vedere un aumento del prezzo di Bitcoin per essere liquidato, proprio perché il mio short profitta della diminuzione del prezzo di Bitcoin. Quindi, se Bitcoin aumenta del 36%, ovvero se arriva a 14.430, io vengo liquidato, ok? Questo ovviamente sempre se io non vado ad aggiungere altro margine. In ogni caso, lo stop loss ovviamente deve essere più in basso di 14.430, proprio per evitare la liquidazione. Noi lo abbiamo messo a 13.500 e quindi va bene così. Chiaramente non si mette mai lo stop loss così a casaccio come ho messo io, ma occorre sempre calcolare il risk reward e tutti quei discorsi lì di risk management. Insomma, questo era soltanto a scopo dimostrativo. L'ultima cosa da fare è se io volessi andare a restituire il prestito. Quindi andiamo a vedere anche questa eventualità. Tornando sul nostro wallet, vedete, facciamo un refresh così magari se si è perso qualcosa ora ce l'ha. Eccoci qui. Allora, questo è il mio margin wallet, di nuovo 1.5 il rischio perché non è cambiato nulla nel discorso di margine e posizione. Io devo rendere, vedete, i Bitcoin che ho preso in prestito, me lo dice qua. Interesse maturato, intanto c'è ovviamente la prima ora che scatta nel momento in cui il prestito viene preso, quindi partiamo in shift di un'ora praticamente. Vedete che se io clicco su rimborsa, cioè ovviamente c'è prestito e rimborsa, se vado su rimborsa mi fa vedere che io devo ridare questa cifra, ovvero la cifra che ho preso in prestito all'inizio più l'interesse maturato nel tempo. Attualmente il mio debito ammonta a 0,01905661. Non ho abbastanza Bitcoin sul mio margin wallet perché sono impegnati nella posizione short, quindi facciamo che chiudo la posizione short, tanto appunto era soltanto a scopo dimostrativo. Quindi andiamo innanzitutto a cancellare lo stop loss, che era anch'esso a scopo dimostrativo. Spero che vi sia entrato in testa che il margin trading senza stop loss è pura follia. E dunque andiamo a fare un bel compra Bitcoin. Quindi, ritornando al nostro margin wallet, refreshiamolo di nuovo, ci dovremmo trovare i nostri Bitcoin. Eccoli qua. Quindi adesso posso rimborsare il mio prestito, vedete, quindi rimborsa 100%, conferma il rimborso ed ecco fatto, vedete che non ho più nessun tipo di debito. Ah, oh, come ci si sente bene. E basta, tutto qua in realtà. Il margin trading è questo: prendo in prestito, apro la posizione, faccio profittare, si spera, la posizione, sto attento a gestire il mio margine, a non andare in liquidazione, quindi stop loss, eventualmente aumento il margine se voglio a tutti i costi tenere aperta la posizione, insomma, tutti questi discorsi qua. E alla fine chiaramente devo essere in grado di restituire il prestito che ho preso e lo devo fare, quindi da quello non si scappa. Più tengo aperto un prestito, più maturo interesse, quindi debito e quindi attenzione. Chissà che in futuro Binance non ci permetta anche di fare da lenders, sarebbe interessante. Quindi noi che possiamo erogare prestiti e guadagnarci l'interesse su di essi. Se vogliamo andare a vedere un po' di storico, vedete qua abbiamo lo storico dei prestiti e dei rimborsi, ovvero vedete tutto quanto, totale, cioè il totale, il preso in prestito, l'interesse, il totale e qua la stessa cosa. Storico degli ordini, ovviamente ce li abbiamo anche quelli, vedete BTC, USDT, stop limit, cioè limit buy e limit sell, quello che è stato fatto, lo stop loss che abbiamo cancellato e vedete che abbiamo tutto sotto controllo esattamente come se fosse un trading normale. Insomma, ordini aperti sono sempre qua.
E che altro dire, i trasferimenti, quelli in entrata e in uscita, qua alla fine sono cose che dovremmo anche conoscere, l'interesse maturato ogni ora, ovviamente, qua ci fa il cumulativo contro valore giornaliero, il margin call se ci viene erogato, ecco, quindi se arriviamo a 1.3 di rischio andiamo in margin call e poi rimane notificato qua, sempre per avere uno storico sotto controllo. È fatto molto bene, è molto fluido. Non abbiamo visto l'altra possibilità, che però non aggiunge nulla a quello che abbiamo detto oggi, ovvero di prendere in prestito per aprire una posizione che ha un valore multiplo della nostra. Quindi, se volevo andare long, quindi comprare dei bitcoin, potevo prendere in prestito degli altri tether oltre ai miei e comprare più bitcoin di quelli che avrei potuto comprare io soltanto col mio margine. Alla fine, poi avrei rivenduto a un prezzo più alto se tutto andava bene e avrei incassato la differenza. Questo era un long. Comunque, questa quanto. Se avete apprezzato il video, se non siete ancora iscritti a Binance, vi lascio il mio referral link in descrizione nel caso in cui lo vogliate usare. E se avete domande di qualsiasi genere, sentitevi liberi di farle qua nei commenti e ne discutiamo e magari approfondiamo qualche argomento in più. Con questo vi faccio un caro saluto e alla prossima!